Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Allora è fatta anche per Turam. Ne parlavamo oggi, ne parlavamo, ormai diciamo la cosa era in dirittura d'arrivo, si capiva. Adesso c'è anche l'ufficialità, firme ormai fatte quasi, diciamo ci sono anche fatte le firme, documenti spedite. In settimana si farà la visita medica e quindi come si chiama questo? Turam è un nuovo giocatore della Virtus, quindi cambia completamente lo scenario del centrocampo della Virtus con Douglas Luiz e Turam veste nuovi personaggi. Adesso vediamo poi sul campo cosa diciamo dirà, perché il campo ragazzi è sovrano. Sulla carta abbiamo fatto due ottimi acquisti, anche se Turam non è stata diciamo una grande annata, però ne parlano bene. Motta non penso che abbia diciamo avallato acquisti non di criterio, non di valore, quindi questi due acquisti soprattutto da Vaslusi dovrebbero rendere e dovrebbero essere, diciamo, colpacci, e ci affidiamo ora alla sua dote, alla sua forza, diciamo, di trasmettere sul campo quello che lui ha trasmesso al Bologna e che è tanta cosa, è tanta cosa. Quindi Thuram è un nuovo giocatore della Juventus, ufficiale, a breve ci sarà l'ufficialità anche della Juventus con un comunicato. E poi diciamo la Juventus continuerà il martellamento a livello diciamo o centrocampo o difesa, perché si parla sempre di questo Michael Myers, che anche lui è un pallino della dirigenza, un pallino di Motta, quindi non lo so cosa potrebbe diciamo riservare il futuro, anche perché il mercato ragazzi come ben sapete si è aperto già da 2 giorni, ma il compito della Juventus è quello di dare a Motta l'80% della squadra già fatta come mercato al ritiro di luglio. Già la Juventus vuole completare l'80% del mercato, poi resteranno magari dettagli, qualcosa diciamo di minore importanza qualora essa verrà. Accadrà, ma il grosso la Juventus lo vuole fare prima di diciamo durante prima del ritiro. Il ritiro già la Juventus vuole la squadra, già, soprattutto a centrocampo. Ma già ragazzi, già con Thuram, con Douglas Luiz, con Fagioli, con Locatelli, già il centrocampo è quasi formato. È quasi formato. Ora poi vediamo questo compromesso, perché lì la situazione è un pochino più complicata, visto considerato la richiesta. Poi c'è la situazione Calafiori. Calafiori oggi il Bologna ha detto alla Juventus non ci va, non ci va. Quindi anche lì c'è da ragionare. Ma no, anche lì siamo coperti, ragazzi. Volendo possiamo tenerci anche Udinese, possiamo tenerci. Non è che, e sono sicuro che Motta lo valorizzerà. Lo valorizza questo giocatore. Ragazzi, io non mi strappo le veste per Calafiori. Anzi, non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto sempre noi, dopo un'annata buona, stracciarci tutti e cercare a tutti i costi di prenderlo. Non si fa più così. Non è questo ormai il modus operandi della Juventus. Noi siamo copertissimi, anche perché è rimasto Bremer. Una volta che è rimasto Bremer siamo a posto. Ribadisco, ci possiamo affiancare questo Udinì, che è un ottimo giocatore. Crescerà e si valorizzerà. Calafiori, se verrà alla Juventus, verrà alle condizioni della Juventus, non alle condizioni del Bologna. E su questo ne sono non sicuro, ma sono sicuro. L'operazione Turam, se non sbaglio, si parla da 20 milioni più 5 di bonus. Non so questi bonus cosa dicono, se sono facilmente raggiungibili o non sono raggiungibili, o non sono facilmente raggiungibili. Questo non lo so, ma si parla di bonus. Il prezzo è giusto per un giocatore in scadenza, i soldi che vengono diciamo reinvestiti dalla cessione di Moise Kean. Quindi ragazzi, ufficiale, ufficiale,
Thuram è un nuovo centrocampista della Venus. La Venus cambia completamente maglie, cambia completamente volto al centrocampo e speriamo, ribadisco, che sul campo tutto questo entusiasmo si tramuti in fatti. Un abbraccio e come sempre il massiccio incazzato fino alla fine, forza Juve.